Sai che manco io? E manco mi vedono più? Signori, prendono un dessert. Una mano. Amore, vieni a tavola. Ma io voglio stare qui, voglio abbracciare l'aragosta. Stai qui un attimo con tua sorella. Quel pesce cos'è? Boh, forse il figlio dell'aragosta. È il figlio dell'aragosta. Io proporrei carpaccio di orata, granchio in salsa rosa, caviale con salsa acida. Ma come caviale? Come sono russi portati il caviale? Ah, come se a me a Mosca mi portassero la pizza. Ha ragione, signora. Allora, niente caviale. No, no. Per i bambini consiglierei due fettine di bresaola, del San Daniele, la terrina di mare, oppure... Anna, non scherziamo, per favore. La facciamo al vapore, signora. Leggere, mo' l'aragosta leggere. Olio e limone, signore. No, no, poi i bambini non la capiscono. No. È logico, non la capisce. Io la capisco. Vede che la capisce? Se la capisce. Anch'io voglio l'aragosta. Benissimo, ne facciamo uno in due? No, voglio la mia. Senta, per favore, non ci sono dei tagliolini al limone per bambini? No, tagliolini. Se ci sono, allora vanno bene anche per bambini. Sì, tagliolini al limone. Ci sono. Facciamo due aragoste, un tagliolino al limone per il signore e per la signora facciamo due spaghettini con l'astice? Io mangio solo quello, sì. Vabbè. Benissimo, passiamo ai vini. Prego. Con il pesce consiglierei Chardonnay, Puy Fumé, Chablis Pimé Cru. Coca-Cola! Sprite! Sprite e Coca-Cola, Sì, per i bambini, ma per voi? E per noi, qual è il più leggero? Il migliore, lo Chablis. Il migliore, il più leggero? È sempre lo Chablis. Il migliore. Grazie. Scusa per l'aragosto. Ma di che, figure, sono così bellini. Ci manca che guarda là. Oh mio, grazie. Sono così felice che l'idea di partire mi fa stare male. E ci si può ripensare, magari domani portiamo i bambini alla giostra. Davvero ci porti alla giostra? Non ci abbiamo portati mai alla giostra. Il vino vale però, eh? Sì. Opla! Che bello! Che lusso, eh? Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Favorite, favorite. Deve essere assai buona, eh? Sì. Non è niente, signora. Ma stai calma, non guardare così. Adesso vado a risolvere. Tesoro, mica la potevi mangiare viva l'aragosta, eh? Ti volevo toccare perché l'hanno uccisa. Cosa succede? Qualcuno si è fatto male? Non l'aragosta. Ma è freschissima. Ma è morta. È purtroppo inevitabile, signore. Certo che amore, senti, mangia questi spaghetti che mamma lo mangia qui. Anna, Bojo, moi. Bambino. L'hanno bruciato vivo insieme alla madre. E siccome urla la madre. È Eugenio Pirstein. Sono bambini, stanno scherzando. Via tutto, via le aragoste e anche l'astice, su, per favore. Un momento.